Bentornate sul canale e benvenute in un nuovo video. Oggi vi propongo il piccolo shopping che ho fatto negli ultimi giorni sul sito di Zara. Se volete acquistare durante questo periodo vi consiglio caldamente di farlo perché le spedizioni sono molto veloci. Il tutto a me è arrivato in un giorno e mezzo, quindi veramente rapidissimi, cosa non mai successa fino ad oggi. Questo qui è il pacco. Non ho preso tantissime cose come l'ultima volta, ma solo quello che effettivamente mi incuriosiva di più e che volevo testare e provare con mano, quindi adesso vi mostro tutto. Però prima di iniziare, come al solito, mi raccomando, se ancora non siete iscritte a questo canale, iscrivetevi per supportarmi e lasciatemi un pollice in su per farmi capire che il video vi è piaciuto, vi è stato utile e magari vorreste vederne degli altri in futuro. Ecco qua, devo dire che non sono proprio poche cosine. Iniziamo da quella che mi piaceva di più, ovvero questo crop top asimmetrico con la manica così fatta a sbuffo e a tre quarti, ha il volano lì sopra ed ha questa trama così floreale su base bianca. Questa faceva parte di un set coordinato con la gonnellina lì sotto. Ero titubante, vi dico la sincera verità, perché volevo prendere anche quella lì, però sinceramente non saprei dove indossare qualcosa del genere al momento. Di questa ho preso una taglia XS e l'ho pagato 25,95. L'ho già provato e non mi piace tantissimo come sta addosso. Diciamo che veste un po' strano perché mi rimane largo nella zona della spalla e qui sotto invece è troppo poca la stoffa, quindi è troppo basso e mi copre poco seno, quindi non lo so, cioè resto un pochino perplessa, vi dico la sincera verità, poi magari me lo vedrete anche indossato e mi saprete dire voi se effettivamente può andare oppure no. Il tessuto comunque è molto molto leggero, però non è di quelli che diciamo si stropiccia facilmente, e la parte del top è foderata mentre quella della manica no. Ho voluto prendere poi un jeans di questi qui che vanno tantissimo quest'anno, ovvero quelli slouchy, ma in realtà questi si chiamano baggy, ma li ricordano molto perché hanno la vita così arricciata con la molla, vestono molto a vita alta, quindi diciamo che hanno un allure quasi a caramella e poi sono abbastanza a palloncino nella zona dei fianchi e scendono giù dritti. Questi hanno le tasche così sul davanti, mentre sul retro le hanno finte. Devo dire che fanno anche una bella figura, un bel sedere, non sono eccessivamente baggy addosso a me. Li ho scelti in questo color ecru, però ci sono anche in denim e neri se non mi sbaglio. Questi costano 30, sì, costano 29,95, ho preso la taglia 32. Devo dire che vestono bene, mi piacciono e ho veramente diverse idee su come abbinarli, anzi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere proprio un video dedicato in cui vi faccio vedere come abbinare i jeans slouchy, che comunque sono un grande trend di stagione. Ho fatto poi un giro nella sezione special price del sito e c'erano davvero tante tante cosine molto interessanti, quindi se siete fortunate che trovate la taglia vi consiglio caldamente di andare a vedere. Io ho trovato questa blusa barra top molto molto bella in cotone, ha questi mega volan nella zona delle spalle e sul fondo. E c'è questa trama proprio in pizzo sangallo con i fiorellini, davvero molto bella, manica a palloncino a tre quarti e scollo a V. Purtroppo questa mi sta troppo troppo oversize, ma diciamo che è proprio lo stile del top, e lo scollo è molto molto profondo, quindi se avete tanto seno onestamente non ve la consiglio perché potrebbe sfociare un po' nel volgare, e poi mi sta larga nella zona del busto perché comunque questa molla non è abbastanza stretta, quindi trovo che sia un po' un flop questa,
adesso capisco perché era rimasta negli special price e c'erano disponibili tutte le taglie, appunto perché non è proprio fantastica. Ho preso sempre una taglia XS ed era scontata del 50%, perché invece di 30 l'ho pagata 15. Ma lasciatemelo dire, l'acquisto top di questo ordine è stato questo mini dress in denim con il dettaglio del volant qui sulle spalle. È davvero pazzesco, credo che in 10 anni che acquisto da Zara questo è in assoluto il vestito più bello e che mi sta meglio che io abbia mai acquistato. Ha la manica così lunga, veste molto molto aderente ed è anche abbastanza mini. Sul retro invece ha lo scollo fatto così a V che lascia intravedere le spalle, ma arriva all'altezza giusta in modo che non si vede il reggiseno. Allora, è stupendo, su questo ragazzi non ci sono dubbi, ho preso una taglia XS, l'ho pagato 39,95. L'unico problema è che non è elasticizzato, è molto corto e faccio una difficoltà immane sia a metterlo ma soprattutto a toglierlo, ragazze. Cioè, ho avuto veramente il panico quando l'ho provato ieri sera, perché non sapevo come farlo uscire, perché non va via né di sopra e né di sotto. Quindi io vi consiglio, se volete provarlo, di prendere assolutamente almeno una taglia in più, perché il denim è molto spesso, quindi non è di quelli leggeri come avevo pensato, adatti magari per fine giugno. Questo è un vestito da indossare adesso e al massimo fino alla fine di giugno, se non fa troppo caldo, perché altrimenti ci fate la sauna dentro, è veramente pesante. E non lo so, cioè non so che fare, perché da un lato mi piace da morire, ma dall'altro sono impanicata perché poi non so come toglierlo. Infatti adesso che dovrò provarlo per farvelo vedere, poi non so come levarmelo. Quindi stavo pensando o di portarlo dalla sarta e eventualmente far mettere una cerniera qui sotto il braccio, in modo che riesco a toglierlo e a metterlo, perché comunque come vedete, cioè, non è elasticizzato. È un peccato, cioè non capisco perché hanno scelto questo tessuto così duro, così aderente, non lo so. Quindi mi raccomando, se volete provarlo, almeno una taglia in più. E ultimo, ma non per importanza, avrei detto che questo sarebbe stato proprio un video flash, ho preso questo crop top con scollo a cuore fucsia. È un amore. È fatto così a costine, molto molto elasticizzato, quindi magari lo vedete piccolino qui, però veste abbastanza. Ho preso una taglia S, che è quella più piccola, e l'ho pagato veramente pochissimo, 17,95. La particolarità di questo crop top è data dal retro, che come vedete ha questi due, come si chiamano? Non lo so, che vanno a formare un fiocchetto, sono tipo in organza. E mi piace la consistenza del tessuto, perché si riesce a fare proprio un bel fiocco bello visibile, non di quelli che poi rimane moscio o non viene bene, non so se mi sono spiegata. Ad esempio così con le bluse molte volte capita che sono in un tessuto veramente inconsistente e se non ci fate attenzione viene davvero bruttino, invece così viene veramente molto molto bello. E magari questo con un jeans molto molto a vita alta, oppure con una gonna midi sempre a vita alta, è un amore. Sotto un blazer, al di sopra di una camicetta, stupendo, davvero stupendo. Era da tanto che volevo provare uno di questi toppini così bralette e questa è stata la volta giusta, perché ho scelto molto bene, sono davvero contenta. È anche un colore che secondo me potrebbe starmi bene. Comunque fatemi sapere nei commenti se vi piace oppure no. Quindi ragazze, questi sono i capi che ho scelto da Zara questa volta. Non sono stati tantissimi, però come vi ho detto ho scelto esclusivamente quello che mi incuriosiva. Forse un paio di cosine le renderò, sono ancora un po' indecisa, quindi aspetto come sempre tutte le vostre opinioni e i vostri commenti giù. E niente, io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo qui presto con un nuovo video. Ciao!